Oggi, a passato e presente, parliamo della Jugoslavia di Tito. Nella sua lunga vita, maresciallo Tito fece in tempo a militare nell'esercito austro-ungarico nel 1913, poi nell'Armata Rossa nel 1917. Fu un agente dell'NKVD, la polizia politica dell'Unione Sovietica, e nell'aprile 1941, tornato in Jugoslavia, dovette affrontare l'invasione nazista. Fu molto rapido nel confrontarsi con l'altro capo e metterlo fuori gioco, Mihajlovic, e poi divenne il capo dell'Unione della Jugoslavia del dopoguerra. Finiva lì? No, nel 1948 Tito ruppe con Stalin, poi a poco dopo la parte di Stalin si riconciliò con l'Unione Sovietica, ma nel 1955 fu uno dei capi dei paesi cosiddetti non allineati. La sua parola d'ordine? Autogestione. 27 giugno 1941, Belgrado. A Belgrado, il Politburo del Partito Comunista di Jugoslavia istituisce uno Stato Maggiore delle Unità Partigiane di Liberazione Nazionale e nomina Tito suo comandante. Giugno 1948, Bucarest. Per volontà di Stalin, il Cominform, riunito a Bucarest, emana una risoluzione di condanna della Jugoslavia chiedendo la sostituzione di Tito in nome dei principi dell'internazionalismo comunista. 21 febbraio 1974, Belgrado. La Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia approva il nuovo testo costituzionale proposto da Edvard Kardelj, che pone il principio dell'autogestione a fondamento della struttura dello Stato. Della Jugoslavia di Tito parliamo oggi col professor Roberto Marozzo della Rocca e con Saverio Albertano, Eliana Riva, Alessandro Ambrosino. Tito è passato alla storia per essere stato un grande nemico di Stalin, l'unico dirigente comunista che osò sfidarlo nel 1948. Però era stato uno staliniano di ferro a Mosca durante la fase più cruenta del regime staliniano. Sì, lui durante le grandi purghe del 1937 stava nell'NKVD, la polizia politica che operava queste purghe, ed era abbastanza vicino a Stalin. Certo non era Dimitrov, non era Togliatti, però ha approfittato della sua vicinanza al dittatore per eliminare i comunisti jugoslavi che stavano sopra di lui nella gerarchia. Ma questa ferocia come si spiega? Quali erano le motivazioni? No, semplicemente perché era la dote richiesta a chi voleva vivere a Mosca in quegli anni. Credo di sì. Lui era molto integrato nel sistema staliniano, era quasi un russo, lui era diventato un bolscevico nel 17, era prigioniero austro-ungarico in Russia quando c'è stata la rivoluzione. Poi negli anni 30 faceva il cospiratore in tutta Europa per conto della Terza Internazionale, una sorta di commesso viaggiatore di Stalin, e quindi aveva acquisito la fiducia del dittatore. Lui in un certo senso possiamo definirlo più stalinista di Stalin, anche nei primi anni dopo la Seconda Guerra Mondiale, prima del 48, quando lui rompe con Stalin. Lui si dimostra un sanguinario, un ambizioso che vuole essere il primo della classe del comunismo internazionale e quasi vuole superare Stalin per durezza, per intransigenza. Qui vediamo anche i massacri che accadono in Jugoslavia prima del 48. Un grande personaggio. Allora vediamolo nel primo capitolo della nostra storia, l'invasione nazifascista della Jugoslavia, i conflitti interni e i primi movimenti resistenziali d'Europa. Si inizia la vittoriosa avanzata delle truppe della seconda armata nella Dalmazia. Lubiana è la capitale della piccola Slovenia,
ed è stata sempre nemica in ogni tempo degli intrighi e delle congiure serbe. Sul castello della città sventola il tricolore. Quando le truppe nazifasciste entrano in Jugoslavia il 6 aprile del 1941, Josip Broz Tito è un uomo di quasi 50 anni, con un passato turbolento alle spalle. Sopravvissuto a una guerra mondiale, a una rivoluzione, ad anni di clandestinità e alle purghe staliniane degli anni 30, è da poco ufficialmente il nuovo segretario del Partito Comunista Jugoslavo. Nella fase iniziale dell'occupazione sono i soldati dell'esercito jugoslavo in rotta e i profughi serbi in fuga dalla Croazia e dalla Bosnia a formare le prime bande armate della resistenza. Scappano dalle feroci persecuzioni scatenate contro di loro dal governo filonazista dell'Ustascia Ante Pavelic, insediato dai tedeschi alla guida del neonato Stato indipendente croato. Si organizzano attorno al colonnello serbo Draža Mihajlović e prendono il nome di Cetnici. Dopo l'attacco dei nazisti contro l'Unione Sovietica nel giugno del 1941, anche le forze comuniste cominciano a combattere attivamente contro gli occupanti. Il loro tentativo di trovare un'intesa con Mihajlović fallisce quasi subito. Oltre ad essere mossi da ragioni di autodifesa, i cetnici hanno infatti come programma politico il ritorno alla Jugoslavia d'anteguerra, in cui i serbi avevano un ruolo dominante tra i vari popoli del paese. Tito e i suoi vogliono invece giocare la carta di un diverso patriottismo jugoslavo, fondato sulla fratellanza e l'uguaglianza tra tutte le nazionalità. Nel novembre del 1941 si consuma il primo scontro aperto tra le due forze, che inaugura quella guerra civile che accompagnerà la lotta di liberazione fino alla sua conclusione. Il momento di svolta per i partigiani comunisti arriva nel 1943. In vista dello sbarco in Sicilia, il loro ruolo assume un'importanza strategica per le operazioni militari alleate. Gli inglesi, che hanno sempre appoggiato Mihajlović, nutrono ormai seri dubbi sull'efficacia dell'azione dei cetnici, mentre ricevono notizie ben più incoraggianti dalla missione di osservatori militari inviati presso il comando di Tito. All'indomani dell'8 settembre, le forze comuniste riescono ad appropriarsi di grandi quantità di equipaggiamento dei soldati italiani sbandati. Il numero dei combattenti si moltiplica e il loro consenso tra la popolazione cresce. Sebbene nei proclami ufficiali Tito neghi di voler imporre il comunismo in Jugoslavia, è con l'aiuto di Mosca che pianifica varie operazioni militari, inclusa la battaglia che conduce alla presa di Belgrado il 20 ottobre del 1944. La liberazione del resto del paese nei mesi successivi avviene all'insegna del regolamento dei conti e dell'eliminazione fisica degli avversari: Ustascia croati, cetnici serbi, collaborazionisti con i tedeschi. Dopo il fallimento dell'annessione di Trieste nel maggio del 1945, la guerra civile, che negli anni precedenti ha prodotto centinaia di migliaia di morti, si spegne lentamente. Allora, riassumiamo brevemente. Aprile 1941, quando i nazisti entrano in Jugoslavia, il capo della resistenza, Saverio Albertano, è Mihajlović, e Tito si dovrà scontrare anche con Mihajlović, oltre che con i nazisti. Beh, perché il movimento di resistenza vide due corpi principali, contrapposti militarmente, ma soprattutto portatori di due ideologie diverse. La differenza che fu quella che i cetnici furono privi di un programma ideologico o di una struttura politica capace di perpetrarne il messaggio. Inoltre si fondarono sugli ideali conservatori della società prebellica, quelli della difesa della patria per Dio, per il re, per l'onore della Serbia, che si vennero a sovrapporre con un tradizionale nazionalismo serbo. Diversamente, il movimento dei partigiani diede per scontato l'impossibilità di separare la liberazione nazionale da un programma di rivoluzione sociale,
e che gli permise di agire su una base più etnica maggiore e di agire su più ampi settori, facendosi portatore non solo di una vasta propaganda, ma anche di iniziative di riforma sociale in quelle località liberate. Vennero creati dei cinema, dei teatri, dei giornali, venne coinvolta l'intelligenza, vennero coinvolti gli studenti, ma soprattutto le masse dei contadini, che chiaramente furono attratte da un programma egalitario, ma che subirono un risveglio della propria coscienza politica. Una differenza che permise a Tito di ottenere la vittoria, godendo inoltre di quella tradizionale struttura centralizzata e gerarchica del Partito Comunista che gli conferì un maggior controllo sulle proprie unità. Tutto molto chiaro, ma che i russi appoggino i comunisti e Tito è ovvio. Tra l'altro Tito entrerà in azione solo dopo che i nazisti avranno attaccato l'Unione Sovietica. Quello che io mi domando allora a questo punto è: ma perché gli inglesi invece di appoggiare Mihailovic appoggiano a un certo punto anche loro Tito? Fanno un calcolo sull'efficacia della lotta contro i tedeschi. Mihailovic non attacca tanto i tedeschi. Il nemico di Mihailovic sono soprattutto gli ustascia croati. E lui difende i serbi contro gli ustascia croati, però. Sì. E mentre Tito non ha nessun scrupolo di attaccare anzitutto i tedeschi e di fare molte vittime. I tedeschi facevano rappresaglie molto sanguinose sulla popolazione civile. Per gli attentati. Proporzioni erano queste rappresaglie? Per un tedesco ucciso? 100 civili uccisi. 100? Ma lì sì, davvero 100 ne uccidevano? Davvero 100, nei primi tempi sì. Poi quando la guerra si è generalizzata penso che tutte le misure, diciamo, anche di questo tipo crudele siano saltate. Io vorrei aggiungere una cosa sulla guerra partigiana. Non è che milioni di jugoslavi si scoprirono improvvisamente comunisti. Il problema era che in Jugoslavia, in quell'epoca, dal 41 al 45, era una guerra di tutti contro tutti, violenze inaudite, torture, uccisioni sommarie. Le vittime della guerra civile e anche della guerra contro gli occupanti sono circa 1,5 milioni su 15 milioni di abitanti, quindi il 10% della popolazione. Sono perdite enormi. E era uno scatenamento di nazionalismi, serbo e croato anzitutto, ma anche musulmani, sloveni, albanesi, tutti. E molti andavano con i partigiani di Tito perché Tito era sovranazionale. Tito non era portatore di un'ideologia nazionalista, ma faceva un discorso di unità nazionale jugoslava. In qualche modo lui riprendeva l'idea dell'unione degli slavi del sud in chiave nuova sotto il comunismo. Molti che non erano comunisti andarono a combattere con lui per questo motivo ed è forse anche questa la chiave per capire la sua presa sulla società jugoslava dopo la guerra. E Mihailovic che fine fa? Mihailovic appena finita la guerra viene catturato, viene processato, in poche settimane viene eseguito e muore. Ecco, lui era un nazionalista serbo sostanzialmente. E Tito lo aveva come nemico. In alcuni casi ci sono stati anche scontri tra partigiani e cetnici di Mihailovic, quindi era un nemico interno per Tito. E fra l'altro dopo la guerra Tito ha la mano molto pesante verso tutti i nazionalisti, i croati, sloveni, serbi, albanesi. Ah, se per questo pure italiano, nel anche senso gli italiani, che certo, un assaggio dei comportamenti degli uomini di Tito l'abbiamo avuti anche noi nella parte, sì. Le foibe e altre atrocità che conobbe l'Italia di quegli anni. Ripeto allora la domanda, e come mai gli inglesi gli perdonarono tutto, anche questo? Gli inglesi l'hanno appoggiato durante la guerra per l'efficacia militare dei partigiani. Dal 45 al 48 si sono distanziati da Tito perché hanno visto che Tito era, diciamo, uno stalinista puro e duro e lo hanno visto come nemico. Ma dopo questi 3 anni di intermezzo, nel 48... Adesso questo ci guida... dritti dritti nel secondo capitolo, che è la posizione della Jugoslavia nel mondo post bellico dopo la Seconda Guerra Mondiale.
Tra il 1945 e il 1948 la Jugoslavia è disciplinatamente allineata al blocco sovietico. Fin dai tempi della guerra, però, le tensioni tra Tito e Stalin erano state evidenti. I comunisti jugoslavi si erano spesso sentiti sacrificati da Mosca agli interessi degli alleati occidentali dell'Unione Sovietica, a cominciare dalle questioni confinarie con l'Italia. Dal canto suo, Stalin non tollerava l'autonomia con cui la Jugoslavia postbellica cercava di muoversi sullo scacchiere balcanico, né l'inatteso rifiuto di concedere all'URSS delle basi navali nell'Adriatico. È in questo contesto che nel marzo del 1948 il Cremlino decide di lanciare un segnale inequivocabile, annunciando il ritiro di tutti i propri consiglieri militari ed economici dalla Jugoslavia, a cui seguono lettere ufficiali di accuse e minacce. Tito le respinge e solleva apertamente la questione del rapporto tra stati sovrani. Stalin chiama a raccolta il mondo comunista. Una riunione del Cominform, convocata a Bucarest nel giugno del 1948, produce una risoluzione di condanna che espelle il partito jugoslavo e invita i veri comunisti a rovesciare Tito e i suoi alleati. La Jugoslavia è sotto shock e vive giorni di tensione drammatica. Da un lato si teme un possibile intervento armato dei sovietici e dei loro alleati. Dall'altro c'è la minaccia di rivolte filo-staliniane nello stesso partito comunista jugoslavo. Paradossalmente però la posizione di Tito nel paese si rafforza. La sua difesa degli interessi nazionali della Jugoslavia gli fa conquistare consensi anche in settori della società e del paese che non l'avevano mai sostenuto prima. Stati Uniti e Gran Bretagna non tardano ad offrirgli il loro aiuto economico e diplomatico. Per alcuni anni l'avvicinamento della Jugoslavia all'Occidente sembra irreversibile. Ma con la morte di Stalin, il 5 marzo del 1953, la situazione cambia di nuovo. Nel maggio del 1955, in occasione di una visita ufficiale in Jugoslavia, Khrushchev firma con Tito una dichiarazione che impegna i due paesi a collaborare su un piano di parità. Si tratta di una concessione senza precedenti da parte dell'Unione Sovietica, che fino ad allora si era sempre attribuita il ruolo di guida indiscussa del mondo comunista. Nei decenni a venire, la politica estera di Tito continuerà ad oscillare tra est e ovest, tenendo fermo solo il principio dell'indipendenza della Jugoslavia da entrambi i blocchi. Da questa posizione, Tito riuscirà a ritagliarsi il ruolo di leader dello schieramento dei paesi non allineati. Appoggerà tutti i movimenti di liberazione degli anni 50, 60 e 70 e si opporrà anche all'ingresso dei carri armati sovietici in Ungheria e in Cecoslovacchia. Eliana Riva, c'è una questione su cui ancora oggi non mi oriento bene, ma quali erano le origini di questa anomalia jugoslava per cui si arrivò alla rottura di Tito con Stalin? Sì, diciamo che Tito si oppose chiaramente alla volontà forte di Stalin di controllarlo. Alla cacciata dal Cominform, oltretutto, visse la Jugoslavia un periodo complicato, una crisi che possiamo dire identitaria, però gli ideologi del Partito Comunista Jugoslavo non stettero con le mani in mano, anzi cominciarono una serie di dibattiti molto serrati sull'applicazione socialista in senso nazionalista, o meglio in un solo paese. Erano dibattiti tutt'altro che ortodossi, che prima, finché si trovavano nel Cominform, verosimilmente non avrebbero potuto fare. La questione era che si facevano inscrivere i difetti dell'Unione Sovietica, l'enorme macchina statalista, la grande burocratizzazione, nella nazionalizzazione dei mezzi di produzione, che invece nell'esperienza jugoslava dovevano essere socializzati. L'obiettivo era quello di creare un'autogestione operaia come mezzo per superare lo Stato. E in effetti nel 1950 furono già 200 le fabbriche autogestite e utilizzavano come punti di riferimento la rivoluzione d'ottobre, ma anche la Comune di Parigi, dalla quale prendevano le forme di autogoverno locale, i comitati popolari.
però Tito sapeva che tutto si giocava, la sopravvivenza in senso socialista almeno della Jugoslavia su scala internazionale, e che abbandonato dall'Unione Sovietica poteva essere fagocitato dal capitalismo occidentale. Gli Stati Uniti già tentavano molti approcci. Così capì che tra Est e Ovest doveva mantenere una posizione nuova e che non doveva rimanere da solo in questa posizione. Quindi creò subito una rete diplomatica e nel giro di meno di 3 anni furono 49 le ambasciate realizzate soprattutto in paesi extraeuropei. Ma a me viene un dubbio. Abbiamo visto che gli inglesi aiutarono Tito nella lotta contro Mihailovic. Non è possibile che Tito abbia restituito il favore giocando di sponda col mondo occidentale e arrivando a una rottura che era evitabile. In realtà, cioè, c'era gelosia di Stalin verso Tito. Tito voleva emanciparsi, essere il primo della classe, voleva affermare continuamente che lui aveva liberato la Jugoslavia e non l'Armata Rossa, anche se un piccolo aiuto c'era stato nella presa di Belgrado. E quindi c'era quasi un contrasto personale. Credo che questo sia il motivo. Poi che lui abbia tenuto qualche filo sotterraneo con gli inglesi può essere. Ecco, di certo poi lui non si schiaccia sull'Occidente dopo. Adesso noi lo diamo per scontato, poi nel 48 Tito litiga con Stalin, ma non è una mossa un po' azzardata e rischiosa? Nelle prime 2 settimane dopo la scomunica del Cominform, Tito cerca di ricucire con Stalin, manda messaggi rassicuranti, gli fa dire che lui non vuole essere un eretico, però Stalin mantiene la posizione dura. E allora Tito non ha altra via che organizzarsi per difendersi. E non ha agenti staliniani in Jugoslavia che potessero attentare o anche intimidire Tito? Sì, ce n'erano molti, ma Tito aveva una cerchia di fedelissimi attorno a lui, legati dal cameratismo di guerra. E questi non lo tradiscono. E a partire da questa cerchia lui isola tutti gli elementi filosovietici e poi li perseguita. Conosciamo la storia di Goli Otok, l'isola calva sull'Adriatico, dove lui fa morire migliaia dei suoi oppositori. Ne concentra decine di migliaia e parecchi muoiono, con trattamenti disumani. Quindi si può dire che il regime di Tito in Jugoslavia, fra la seconda metà degli anni 40 e i primi anni 50, sia di tipo staliniano? Guardi, Tito perseguita borghesi e proprietari fino al 48. Dopo cambia completamente linea interna e perseguita i filosovietici, i comunisti stessi filosovietici. Per chiarire questa questione ascoltiamo il biografo ufficiale di Tito sui rapporti appunto con l'Unione Sovietica. La politica egemonica dell'Unione Sovietica era intesa ad ostacolare la nostra esistenza come paese autonomo. Stalin voleva controllare la Jugoslavia, al pari degli altri paesi dell'Europa orientale. Incominciò col fare assumere dal suo servizio segreto degli informatori jugoslavi. La polizia segreta sovietica lusingava i giovani comunisti, gli ufficiali dell'esercito, i tecnici delle fabbriche. Alcuni li ricattava, altri li corrompeva. Ad un certo momento non vi fu settore amministrativo, industriale o militare che non avesse dentro uomini al soldo dei russi. Ma la ragione fondamentale che provocò il conflitto fu il tentativo di Stalin di sfruttare economicamente la Jugoslavia. La schiavitù economica era un fattore del piano generale russo di integrazione dell'Europa dell'Est. Beh, una descrizione molto forte questa. Corrisponde? C'è qualche elemento marxista in questa ricostruzione di Dedier, cioè... non è che Stalin volesse sfruttare economicamente la Jugoslavia, quantomeno non era il suo primo pensiero. Stalin voleva controllare Tito e la Jugoslavia dal punto di vista strategico, diciamo mettere le navi sovietiche nell'Adriatico. Però ci sono elementi di verità, perché Tito stesso aveva educato i comunisti jugoslavi al culto di Stalin e dell'Unione Sovietica, quindi erano filosovietici, ma lui riesce a portare il grosso del partito su posizioni di comunismo nazionale.
E comunque è una rottura che ha delle conseguenze. Anche nel Partito Comunista Italiano si dà la caccia ai titoisti, una specie di fobia quella jugoslava per i partiti comunisti. Era un eretico proprio in quel momento. Ma Tito manovrava negli altri, per esempio nel Partito Comunista Italiano, che si sappia, ha manovrato? Non aveva molte leve. Adesso allora la porto nel terzo capitolo, in cui vedremo come dopo la rottura con l'Unione Sovietica il comunismo jugoslavo cerca una propria risposta ideologica allo stalinismo, quello che lo porterà fra i paesi non allineati. All'indomani della Seconda Guerra Mondiale, la Jugoslavia di Tito ha tutte le caratteristiche tipiche di una democrazia popolare. Tra il 1946 e il 1947 procede alla nazionalizzazione dell'industria, del commercio, delle banche e dei trasporti e vara un ambizioso piano quinquennale, un grande balzo sulla via verso il socialismo. La pianificazione determina un immediato peggioramento delle condizioni di vita. E tuttavia, per smentire le accuse di revisionismo che arrivano dai sovietici, nell'autunno del 1948 si decide anche la collettivizzazione forzata della terra. La produzione agricola crolla. Sono i due più stretti collaboratori di Tito, Eduard Kardeli e Milovan Gilas, già dal 1949, a concepire un mutamento di rotta. La politica, oltre a favorire lo sviluppo del paese, deve fornire anche una risposta ideologica allo stalinismo. Quest'ultimo viene denunciato come capitalismo di Stato, una forma oppressiva di gestione dell'economia che toglie ogni potere alla classe operaia per darlo al partito. Nasce l'idea dell'autogestione della produzione. Tito l'accoglie con entusiasmo. Le fabbriche agli operai è lo slogan con cui si approva nel giugno del 1950 la prima legge sull'autogestione. Accanto ad essa si introducono caute misure di liberalizzazione. Nel 1953 si consente il ritorno alla proprietà privata della terra. Ma l'Unione Sovietica, scomparso Stalin, ritorna a essere un paese amico e Tito, preoccupato sia per le forti resistenze che il nuovo corso incontra tra molti dirigenti comunisti, sia per i deludenti risultati dell'autogestione, comincia a criticare coloro che diffondono idee piccolo borghesi sulla libertà e la democrazia. La prima vittima della frenata è Milovan Gilas, che rifiuta di adeguarsi e viene messo da parte. Caduto in disgrazia Gilas, è soprattutto Kardeli a portare avanti il progetto della via jugoslava al socialismo. Il coronamento del suo lungo lavoro sembra essere la Costituzione del 1974. Questa estende il principio dell'autogestione a tutte le attività e le istituzioni del paese, come a voler scongiurare, una volta per tutte, il pericolo del monopolio burocratico del partito-stato sul modello sovietico. Ma l'abisso che a quel punto separa la teoria della nuova carta costituzionale dalla realtà concreta di un paese vicino al collasso economico, alla paralisi burocratica e alla frammentazione politica è ormai incolmabile. Fin dal principio il modello dell'autogestione si era scontrato con l'arretratezza di gran parte del paese. In assenza di controllo centrale, la classe dei manager e dei tecnocrati si era dimostrata fin troppo incline alla corruzione. La disparità dei livelli di sviluppo si era accentuata con l'autogestione, alimentando i contrasti fra i popoli jugoslavi più ricchi, come il croato e lo sloveno e gli altri. All'interno della Lega Comunista si era poi creata una frattura tra conservatori e innovatori di vario orientamento. Tito aveva cercato di mediare tra le varie nazionalità che componevano il mosaico jugoslavo. Allarmato dalle rivendicazioni sempre più aggressive, soprattutto di croati, serbi e kosovari, all'inizio degli anni 70 aveva operato delle purghe nel partito, sacrificando numerose forze giovani. Ben presto, la sua presenza carismatica di vincitore nella Seconda Guerra Mondiale, padre della patria e grande leader internazionale, diviene il solo fattore di stabilità in un paese attraversato dalle tensioni centrifughe. Quando muore, il 4 maggio del 1980, celebrato come un eroe in patria e all'estero,
Tito lascia dietro di sé un paese che già da anni sopravvive solo grazie al prestigio personale del suo leader. Non appena la storia lo permetterà, dopo il 1989, le diverse nazionalità jugoslave saranno pronte a proclamarsi indipendenti e sovrane. Alessandro Ambrosino, io sono cresciuto così, con la cultura dell'autogestione, che bisogna parlarne bene. Capisco cos'è la proprietà pubblica dei mezzi di produzione, capisco cos'è la proprietà privata, questa storia dell'autogestione, adesso che sono in età, lo posso dire, non l'ho mai... Me la può spiegare lei? Si possono distinguere due fasi dell'autogestione. La prima è proprio quella degli anni 50-60, che effettivamente rivela dei grandi progressi in campo economico e sociale. Abbiamo l'8% annuo in più della crescita dei salari, il PIL aumenta costantemente, però negli anni 70 si vedono queste stonature, proprio perché abbiamo una transizione dall'agricoltura all'industrializzazione che non si realizza in tutto il paese. Mancano proprio risultati economici, e questo si riflette in un nord che era già sviluppato e modernizzato, industrializzato, e un sud che resta stagnante e agricolo. Allora, nel 1974 la nuova Costituzione cerca di risolvere questo problema decentralizzando tutto. Allora, a Belgrado rimangono la politica estera e la difesa. E la narrazione del governo è quella, chiaramente, che si sono raggiunti grandi risultati nel pacificare le etnie e le minoranze. Però è lì che proprio la questione delle minoranze diventa elemento di dibattito in Jugoslavia. Da quel momento diventa molto semplice per le elite che governano le varie repubbliche dimostrare che le altre nazioni sono responsabili dei problemi della federazione. Tra l'altro, per di più, mi viene da dire che questa crisi interna non era una peculiarità jugoslava, ma in tutta Europa negli anni 70 abbiamo esempi di scontri di conflitto centro-periferia. Anche i paesi confinanti come Italia e Austria delegano e concedono più spazio di progettazione alle regioni. E fra l'altro, proprio in questo contesto, nel 1978, per dire proprio come Slovenia e Croazia si avvicinano molto di più staccandosi da Belgrado verso il mondo occidentale, fondano insieme al Veneto, al Friuli Venezia Giulia e alla Carinzia una sorta di piattaforma di sviluppo e cooperazione regionale chiamata Comunità di Lavoro Alpe Adria. Quindi queste due repubbliche, la Slovenia specialmente, iniziano a prendere già le distanze da Belgrado, arrivano negli anni 90 pronte per l'indipendenza col sostegno dei principali paesi dell'Occidente. Io proprio sulla base di questa esposizione così limpida di Ambrosino mi sono fatta ancora più la convinzione che l'autogestione era un problema delle nazionalità che si affacciavano e che Tito negli ultimi 25 anni non ha saputo affrontare un problema che, come ci ha appena raccontato Ambrosino, si vedeva. Per me l'autogestione era una bandiera ideologica, per non essere né sovietico né americano. In qualche modo l'autogestione e il sistema delle autonomie locali poteva permettere a Tito di dire che lui era democratico e al tempo stesso non era dirigista, centralista come si faceva a Mosca. Sì. Il problema del paese però è soprattutto quello delle varie nazionalità, dei vari popoli costitutivi, come si usava a dire. Allora, il modello della prima Jugoslavia era che comandavano i serbi. Si diceva Serbia forte, Jugoslavia forte. Il modello di Tito è il contrario. Non è centralista, è federativo e significa Serbia debole, Jugoslavia forte. I serbi sono la nazionalità maggiore, oltre il 40% della popolazione. Gli altri sono molto minori come consistenza, gli altri popoli rispetto ai serbi. Allora Tito cosa fa? Quest'idea di federalismo significa che lui fa 6 repubbliche quasi autonome, con larghissimi margini di autogestione e un decentramento molto spinto. Cerca di accontentare tutti i popoli, tutte le minoranze, ma in questa maniera non c'è più una linea centrale, non c'è più un governo se non per la difesa e la politica estera. L'unico collante alla fine che resta nel paese è la figura stessa di Tito, capo carismatico, vincitore della guerra, leader mondiale dei non allineati, che sono la maggioranza dei paesi alle Nazioni Unite. Allora, un'altra domanda potrebbe essere: ma la Lega dei Comunisti non era il vero collante di questa Jugoslavia?
Sì e no. Sì, perché la Lega dei Comunisti, cioè la classe dirigente, doveva obbedire a Tito. No, perché Tito lasciava che in ognuna delle sei repubbliche la classe dirigente comunista diventasse municipalista, localista, facesse gli interessi propri clientelari. E quindi alla fine neanche la Lega dei Comunisti legava più il paese. E quindi veniamo anche all'incapacità di creare un autentico successore. Quando Tito muore, chi leggeva i giornali, chi si informava vagamente delle cose di Jugoslavia, non è che aveva in mente chi potesse essere il suo successore. Allora facciamo una legge storica. Grandi sono gli uomini che lasciano un grande successore. Gli altri fanno una cosa che, per carità, non è criticabile, ma quella di prendere voracemente tutto il potere e gestirlo fino a che sia in punto di morte, poi vedetevela voi, non è da grandi uomini, non è da grandi statisti. C'era uno slogan che si leggeva su tanti muri jugoslavi, veniva ripetuto in televisione continuamente: dopo Tito, Tito. E lui non lascia né un grande successore né un sistema agibile dopo di lui. Lui decide che dopo di lui ogni anno cambia il presidente della federazione a turno, non c'è più continuità di gestione, tutto viene spezzettato, un anno comanda uno sloveno, un anno un croato, un anno un albanese, un anno un serbo e così via. Una pazzia, ma può essere che in fondo a questi grandi della storia dispiaccia poi che venga uno di pari grandezza? In fondo sono contenti che dopo di loro ci sia il diluvio, il crollo universale, inconsapevolmente, si può avanzare questa ipotesi? È tutto paradossale. Tito ha avuto un grandissimo funerale, sono venuti regnanti, primi ministri, presidenti da tutto il mondo, dell'est, dell'ovest, del terzo mondo, e dopo pochi anni tutto si è frantumato, tutto si è dissolto della sua costruzione politica. La sua idea di Jugoslavia unita in modo federale, con una base paritaria tra tutte le nazionalità, è implosa. La ringrazio, professore, il suo racconto è stato davvero affascinante, però anche a lei tre libri toccano. Il primo è Dino Frescobaldi, Jugoslavia perché? Un libro non facile oggi a trovarsi, ma forse il migliore. Grande giornalista del Corriere della Sera. Sì, è il corrispondente del Corriere a Belgrado. Il secondo libro è Rade Petrovic, il fallito modello federale dell'ex Jugoslavia. Il terzo, Stefano Bianchini, Sarajevo, le radici dell'odio. Ringrazio il professor Roberto Marozzo Della Rocca. Ringrazio davvero molto Saverio Albertano, Eliana Riva, Alessandro Ambrosino, e mentre vi invito a prender nota dei tre libri che ci ha suggerito il professor Marozzo Della Rocca, passo alle conclusioni. Jugoslavia perché? Il suicidio di uno Stato. Dino Frescobaldi. Ponte alle Grazie, 1991. Sarajevo, le radici dell'odio, identità e destino dei popoli balcanici. Stefano Bianchini, Edizioni Associate, 1993. Il fallito modello federale della ex Jugoslavia. Rade Petrovic, Rubettino, 2005. Roberto Marozzo Della Rocca ci ha detto tutto sul regime titoista, ma un personaggio più importante di questo regime fu Jovanka Broz, la segretaria di Tito, che aveva 32 anni meno di lui e che Tito volle sposare nel 1952. Jovanka divenne un personaggio famosissimo in Jugoslavia, era molto autorevole e anche, si narra, fosse autoritaria. Amava il lusso e non lo nascondeva, ma i guai per lei dovettero iniziare alla morte di Tito. Tre mesi dopo la morte di Tito, la sua casa venne saccheggiata, lei fu messa agli arresti domiciliari e liberata solo nel 2009, cioè moltissimi, quasi 30 anni dopo.
raccontò in un'intervista che era stata vittima delle lotte per la successione a Tito e probabilmente il responsabile del suo arresto era stato Stane Dolan, che è un personaggio fondamentale. Comunque, quando morì nel 2013, cioè 4 anni dopo essere stata liberata, ricevette funerali di Stato.